con qualcosa di particolare ogni anno, qualcosa di particolare come l'ospite che ora vi presento, che è un artista veramente eccezionale, un personaggio molto molto in gamba, che ormai calca i palcoscenici importanti da diversi anni e si esibisce in un repertorio che è quello di Renato Zero. Signori, Daniele Sinasce! La vostra vita.
ospite ufficiale di Renato Zero, Daniele Sinasce. Beh, c'è da dire che se uno chiude un attimo gli occhi e lo ascolta è veramente un'imitazione perfetta, anche nelle parolacce, devo dire. Sì. Ti ringraziamo che ci hai rovinato il finale con le ballerine uscite in scena. Sì, perché abbiamo rovinato il costume. No? Il costume, e poi abbiamo visto Romolo che faceva il coreografo, che era meglio che l'evitavamo. Insomma, come che Barbara mi ha scritturato subito, poi hai visto? Sì, eh. No, io volevo dire una cosa invece a proposito di Daniele, che lui non è venuto qui per fare una marchetta. Come può succedere? Perché poi c'è chi arriva e dice: ah, però io quest'altra settimana sto all'ombra del Colosseo, venite, io sto là. Lui mi ha portato dei CD, perché lui incide anche delle cose e compone delle cose sue. Io mi ricordo che 5 anni fa, Vivere a metà, dico una scemenza? No, si chiamava Vivere a metà. Vivere a metà, e a me è dispiaciuto che questa canzone molti di voi non hanno sentito conosciuto, perché è veramente degna di un cantante come Renato Zero e degna di un uomo come lui che vive di questo. Quest'anno ha fatto un altro, è uscito un altro singolo? No, questo di questa sera che vorrei poter offrire, portare nelle vostre case, sempre con quel discorso di prima, è un disco live e parla di un argomento che è caro a molte persone, perché non sempre si arriva primi, anzi quasi mai si arriva primi. Viviamo in un momento, in una società in cui i primi vengono addirittura idolatrati e i secondi buttati al cassonetto. Ormai impariamo troppo ad essere paranoici verso la vittoria e ben poco verso le sconfitte, che ahimè sono quotidiane, creando degli eterni insoddisfatti che purtroppo poi ce li troviamo nelle scuole, fuori dalle scuole, nella televisione e dovunque. Quindi i miei amici sono sempre arrivati secondi, mai primi. Grazie. E noi facciamo parte di quel gruppo, speriamo di arrivare primi almeno nel laboratorio, e lui ha messo a disposizione un CD che metterà in vendita qui all'uscita, ma con diciamo, l'interesse verso di noi, che oltre ad aiutarci con le sue presenze, anche con una parte che sarà devoluta dagli incassi del suo CD verso la nostra associazione. Grazie ancora Daniele. E per lui... Anche per Daniele la targa di... Perché stiamo andando sempre più indietro? Andiamo verso il pubblico, così ci vedono. Sì. Perfetto. Anche per Daniele la targa ricordo di questa serata. Grazie Daniele, grazie per aver partecipato e grazie per averci fatto sognare con... Prossime date: www.facebook.com/danielesinasce/events